Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi voglio parlarvi ancora una volta di tendenze e soprattutto di tutte quelle scarpe che andranno di moda per questo autunno-inverno, ma non di tutte le scarpe in generale, ma in particolare delle scarpe per noi comuni mortali, quindi diciamo le tendenze, quelle che sono realmente portabili. Non vi parlerò di quelle tendenze che in realtà, insomma, si sono viste in passerella, quindi non sono calzature che noi porteremo nella vita di tutti i giorni. Quindi parliamo di cose concrete, perché i miei video, insomma, si rivolgono ad un pubblico, ecco, che ha una vita, diciamo, normale e quindi non una vita da influencer. Bene, detto questo, prima di cominciare, in info box vi voglio dire che troverete alcuni link. Primo link al mio shop My, in cui lì creo delle raccolte appositamente per voi, con dei siti, con delle scarpe, in questo caso, che vi consiglio, quindi potrete andare lì a spulciare e vedere le tendenze nei vari negozi. Seconda cosa, vi ricordo di utilizzare il link Letty Shops, che trovate sempre qui sotto in info box, perché con il vostro primo accesso e con il vostro primo acquisto riceverete 5 € di credito e credo sia una cosa, insomma, buona. Io vi dico che utilizzo sempre Letty Shops, soprattutto perché è perfetto per alcuni siti, va benissimo, mi sembra, sul sito di Adidas, Puma, perché oggi parleremo anche di sneakers, ma va benissimo sul sito di Stradivarius, Zalando Privé, ma ce ne sono tantissimi, quindi io ve lo lascio qui sotto in info box, appunto, se andate ad acquistare qualcosa in qualcuno di questi siti, mi raccomando, utilizzate anche il link che vi lascio sotto di Letty Shops. Bene, detto questo, direi di cominciare subitissimo con il nostro video riguardante le scarpe. Parto con il dirvi una cosa: che il colore più di tendenza di quest'anno, anche per quanto riguarda le scarpe, sarà il burgundi e poi anche il marrone cioccolato. Quindi questi due colori sono proprio due colori di punta, ma penso ormai lo abbiate capito, insomma, il burgundi si vede ovunque e anche il marrone cioccolato. Partiamo subito con stivali e stivaletti, quindi vi farò una lista appunto di stivali e stivaletti, li metto nella stessa categoria perché, insomma, lo stivale di quest'anno arriva come sempre al ginocchio, però troviamo anche stivali cuissard e lo stivaletto è comunque uno stivaletto che arriva a metà caviglia, quindi un ankle boots. Gli stivali di quest'anno, come vi dicevo, quelli che hanno, insomma, con i colori di punta sono appunto il burgundi, il marrone, il cioccolato, però anche il marrone in tutte le sue declinazioni, perché troviamo molto anche cognac come colore, molto cammello, che sono colori caldi, belli per l'autunno e l'inverno, che personalmente mi piacciono molto. Per quanto riguarda i tacchi, non superano gli 8 centimetri, le tendenze di quest'anno vogliono comunque dei tacchi che siano più o meno comodi, quindi non tacchi da 12 centimetri, ma con un massimo di 8 centimetri. Per quanto riguarda sempre il tacco, troviamo tacchi a stiletto, tacchi kitten, tacchi larghi, tacchi come dire, obliqui, come quelli che sono degli stivali texani. Insomma, ci sono tantissimi tipi di tacchi, anche qui potete sbizzarrirvi. Ci sono diversi stivaletti anche con le zeppe, super carini per quelle persone che magari adorano le zeppe. E poi, per quanto riguarda invece le punte, andiamo da quella che è la punta super rotonda alla punta super quadrata, e insomma, veramente vedrete che quest'anno andrà di moda qualsiasi cosa, come dico sempre, le tendenze stanno veramente diventando una cosa che non esiste più, ve ne accorgerete anche nelle scarpe. Io sono sicura che delle scarpe che avete voi in armadio ci sono tantissime scarpe che sono di tendenza di quest'anno.
Partiamo quindi subito con i vari stivali di tendenza. Quest'anno una super tendenza sono i camperos o texani, quindi questo stile di stivale un po' da cowboy che può essere indossato proprio nel mood cowboy, indossato con il denim, oppure troviamo anche stivali un pochettino più semplici e minimal, semplicemente neri, senza tanti, fronzoli. Che hanno però un modello appunto da camperos e quindi possono essere indossati anche in un modo diverso rispetto al modo da cowboy. Gli stivali da equitazione sono un grande classico, sempre in voga, che combinano stile ed eleganza. Sono degli stivali comodi, perfetti da tutti i giorni e sono anche degli stivali da uno stile così molto minimal, quindi semplicissimi da abbinare sia con vestiti e pantaloni. Stivali slouchy con gambale largo oppure anche quelli con leghette. Sono stivali piuttosto particolari perché vanno a dare volume alla parte inferiore della gamba e quindi sono de degli stivali che secondo me vanno abbinati intelligentemente con capi semplici perché si fanno notare. Quindi il massimo questi stivali qui secondo me lo danno magari con i vestitini oversize in maglia oppure anche con semplici vestitini un pochettino così leggeri, magari sopra il ginocchio, li trovo molto molto carini. È vero che anche qui stiamo attenti, insomma, a non esagerare con un gambale troppo largo, però solitamente in giro per i negozi, come vi dicevo prima, non si trovano cose eccessive, ma si trovano più o meno cose che sono alla portata di tutti, insomma, che sono portabili da tutti. Quest'anno andranno tantissimo, un po' come sempre, però c'è un ritorno, degli stivali biker. Gli stivali biker sono perfetti per uno stile grintoso e da strada e quest'anno si sono visti tanto indossare con giacche in pelle, chiodi e anche chiodi di quelli in stile un po' scamosciato, però sempre queste giacche in stile molto comodo, molto comfy e oversize. Trovo che anche questo sia uno stile che a me personalmente piace molto, mi piace tantissimo lo stile grintoso da strada e se non l'avete mai provato vi consiglio di provarlo. Un altro stivale e stivaletto che andrà tantissimo quest'anno è il Chelsea Boots, sia con gambale alto sia appunto lo stivaletto con gambale basso. Questi qui sono degli stivali evergreen che troviamo sempre in ogni stagione perché sono degli stivali super classici, anche qui un pochettino come gli stivali da equitazione, sono stivali che si abbinano facilmente con tantissimi outfit e poi sono proprio super comodi per la vita di tutti i giorni. Parliamo anche di ballerine perché ebbene anche quest'anno, come si era già visto per la primavera e per l'estate, ci saranno tantissime ballerine, in particolar modo le ballerine Mary Jane, quindi quelle con la fascia, con la fascia, sopra il piede. Queste qui, allora, quelle più in voga sono quelle rosso, ma proprio rosso vivo, oltre poi al rosso burgundi. Ci sono quelle con la punta arrotondata e quelle con la punta squadrata. La peculiarità, diciamo, è che sono super flat e danno questo mood un po' bambinesco allo stile, per cui bisogna fare un po' di attenzione a come vengono indossate. Per quel che mi riguarda, danno il meglio di sé con il denim. Io trovo che con il denim stiano molto bene. Un paio di jeans, una ballerina di questo tipo, una camicia bianca e un bel trench sopra. Credo che il look sia un look bello, raffinato, un maschile mixato al femminile, molto molto bello. Ma potete usarle anche personalmente con i vestitini oppure in contrapposizione con capi che siano molto mascolini e si possono usare sia con calze e calzini.
Passiamo adesso ai mocassini, un grandissimo classico anche qui. Rispetto all'anno scorso si riduce la suola e torniamo proprio al mocassino, quello classico con suola normale, che io insomma preferisco. Ecco, diciamo così, quelli classici mi piacciono di più, ma al di là di quello che piace a me, che non è così importante, i mocassini sono delle calzature molto classiche, anche qui molto eleganti, sono delle calzature che rendono bene con tanti tanti look. Il mio look preferito con cui indossare i mocassini è decisamente jeans straight, magari una t-shirt, una camicia, un bel blazer sopra, oppure magari una camicia con un bel maglione oversize sopra. Questo è sicuramente il mio modo preferito di indossare queste calzature, che trovo però siano una calzatura che sta veramente bene con tanti abbinamenti, sta molto bene anche con i vestitini e sta molto bene anche questa, come per le ballerine, indossata con calzini o calze. Passiamo adesso alle scarpe con il tacco e parliamo in particolar modo di décolleté e slingback. Nei negozi quelle più in voga sono soprattutto quelle con tacchetto kitten heels. Quindi con questi tacchi piccoli, bassi, super bassi, però anche super raffinati. Sono il perfetto connubio, secondo me, tra eleganza e comodità. Se non avete mai provato una décolleté o una slingback con tacchetto kitten heels, questo è il momento. Vi garantisco che sarà la svolta. Io le indosso regolarmente, le amo, sono tanto tanto comode, vi alzano di qualche centimetro, però sono insomma diciamo delle scarpe perfette anche quelle persone che non amano particolarmente utilizzare i tacchi. Quelle diciamo più in voga sono quelle con lo scollo anni 80, che è uno scollo un pochettino a V, però tende ad essere accollato diciamo sul piede e non magari scollato come una classica slingback o décolleté di quelle con lo scollo più arrotondato. Si sono viste anche in questo caso sia con le punte arrotondate che proprio con le punte affusolate, ma anche con le punte squadrate. Anche in questo caso si sono visti modelli Mary Jane, quindi con il cinturino sopra il piede. Quelle più di tendenza saranno quelle con stampa maculata, che sapete quest'anno sarà una super super tendenza, ma anche in questo caso, ragazze, il rosso sarà un'altra grandissima tendenza, sia il rosso vivo che proprio il rosso bordeaux, e quindi tutte le sfumature del bordeaux, del burgundy, sono una grandissima tendenza, ma lo sappiamo già. Parliamo adesso di sneakers, la scarpa più utilizzata ormai da noi donne e da qualsiasi persona a questo mondo, perché è la comodità assoluta. E poi ormai le sneakers sono diventate una scarpa che viene indossata anche in occasioni d'ufficio, magari formali, perché magari abbinata ad un bel completo tailleur sta benissimo. Quindi insomma è stata proprio sdoganata la sneakers come scarpa casual, solamente per il tempo libero. Il brand, quello di punta di quest'anno, sarà l'Adidas, ma sicuramente non ci sarà solo l'Adidas. L'Adidas sarà seguito da tanti altri brand come Puma, Nike, Converse, Vans e New Balance. Questi sono i brand sicuramente quelli più in voga per la stagione. La scarpa deve richiamare uno stile vintage con inserti in suede, soprattutto con i colori di stagione come il verde bosco, il burgundy, il verde oliva, i blu, i grigi.
e chi più ne ha più ne metta. Comunque ci sono diverse scarpe, io ho spulciato un pochino perché ho bisogno anch'io di un bel paio di scarpe, di sneakers, insomma, per la stagione invernale, e se ne trovano tante, tante, tante di belle. Io mi sono innamorata di un paio di Puma rosse che vorrei tanto acquistare perché quest'anno mi piacerebbe avere un paio di sneakers rosse. Benissimo, per oggi è tutto. Io ho cercato di essere piuttosto sintetica e di darvi, insomma, quelle che sono le scarpe che andranno di moda quest'anno, soprattutto nei negozi. Fatemi sapere anche voi se volete aggiungere qualcosa, perché può sempre capitare che io dimentichi di dire tutte le tendenze, di dire tutto quanto, però ripeto, mi sono concentrata più che altro su quelle proprio che sono le tendenze che possiamo portare un pochettino tutti. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui in mia compagnia. Come sempre, se vi va, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, lasciate tutti i vostri commenti qui sotto che sapete, io adoro rispondervi quando ho tempo. Ultimamente, devo dire, sono stata molto molto brava perché cerco di essere celere nel rispondere a tutti i commenti. In info box, come sempre, trovate tutti i link. Ricordatevi di utilizzare l'Etishop per i vostri acquisti, per risparmiare, perché avete un ritorno di cashback che poi potete trasferire nel vostro conto corrente, nel vostro conto PayPal, e quindi è cosa buona e giusta, come vi dico sempre. Io vi mando un grandissimo abbraccio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!